Eccoci, inizio, eccoli, guarda lì Barracuda, inizio del secondo video. Abbiamo già visto i primi Barracuda girare qua in zona. Vediamo se li freghiamo subito al primo lancio. No. Allora, inizio il secondo video. Per chi già segue la serie dal video precedente, ovviamente se non lo fate vi invito a farlo. Nel primo episodio abbiamo preso un paio di piccoli barracuda e diciamo che l'obiettivo di questo video e dell'ultima settimana che farò qua in Sardegna è quello di cercare di fare un pochino più di taglia. Oh, che botta! È quello di cercare di fare un po' più di taglia e di cercare qualche altra specie. Già adesso mi ha dato una bella botta. Guardalo dietro. Guardalo dietro. Non mangia, lo sta seguendo fin qua. Non so se lo vedete. Mi sa di sì però. E se ne sta andando. Oggi noi siamo reduci dalla Magnalonga. È stato un percorso in montagna di 10 km con 10 tappe dove abbiamo mangiato un po' di tutto, dal fritto all'insalata di mare al tiramisù finale, quindi siamo belli stanchi, siamo un po' a pezzi, infatti eravamo indecisi se scendere in porto o no, però abbiamo deciso comunque di provare. Non so quanto durerà questa serata. Tra l'altro ci sono tipo 18 gradi ma noi stiamo... Bello! Che mangiata! Sì! Oh! Non sembra neanche un brutto pesce questo! Che botta! È bello questo! Sì, è cattivissimo! Questo, per parlare di taglia, è un gran bel pesce. Questo è bellissimo. Questo direi che è un ottimo inizio per questo episodio dedicato ai pesci di taglia. Un ottimo, ottimo inizio. Andiamo a rilasciarlo subito. Eccolo qua che se ne va via. Beh, che dire, cosa ne pensi di questa cattura? L'ora è giusta e bellissimo pesce, veramente 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 bello. Oh, ce l'ho, ce l'ho. Non riesco a capire che taglia sia, mi sa che è un nano. Maledetto! Ha fatto come l'aguglia! Ha fatto un bel salto come l'aguglia! Voi non lo sapete, adesso abbiamo parlato per mezz'ora con un signore del mondo della pesca. E lui si è messo a dire che lui pescava le aguglie perché saltavano e si divertiva a vederle saltare. E da qui questa citazione di questo barracudino che ha fatto un bel salto e si è liberato. Dichiaro ufficialmente concluso il giorno 3. Eccoci qua. Siamo praticamente al quarto giorno. Il nostro solito posto è già occupato.
qualcuno è arrivato prima di noi oggi. Maledetto, spero se ne vada presto. Sì, che quando il lampione è acceso fa anche una bella luce per il video. Ecco, fanculo. Chiamo il comune? Questo video qua che mi sa che c'è le lampadine che... Eccolo! Ah, finalmente. No, piccolino. Piccoletto. Perché questo si slama come niente. Hola. Ok. Primo pesce anche per stasera. Andiamo subito al rilascio adesso. Hop. Giorno, non so più neanche io che giorno sia, ho perso il conto. Piove. Come ben potete vedere e credo anche sentire, io spero mi sentiate bene. Abbiamo iniziato in punta perché il nostro posto qua era occupato, adesso il tizio che c'era qua se n'è andato, quindi siamo arrivati noi, belli carichi. Comincerò con questa esca qua della Jatsui, gialla, perché ce l'avevo già su, voglio sperimentare. Se no rimettiamo sul nostro caro amato Mummotti e proviamo con lui. Ok, partiamo a fare i primi lanci esplorativi come al solito, a vedere se segue qualcosa. E poi partiamo con il nostro solito piano di battaglia. Cominciamo a fare i famosi lanci a metronomo, destra, sinistra, destra, sinistra. Ah, guardalo già dietro. Non ci credo, non ci credo, qua sotto. Sì, ma ha mangiato qua, lo stavo, non so se ho ripreso la mangiata, però ho visto che ha seguito fin qua, allora l'ho mosso un po'. E anche questo è una bella sberla. Figa, questo è un bel pesce. Aspetta, tira l'ombrello. Questo è un bellissimo pesce. Questo è bello bello. Questo è davvero bello. Andiamo subito al rilascio. Questo merita davvero. Per la mangiata che mi ha fatto e per il pesce che è. Hop. È fuori. E se ne va. Bellissimo questo. Mamma mia, che cacciata che... Ma qua sotto. Riprendiamo subito anche se abbiamo le mani un po' lerce. Se stasera è così, riprendiamo. Io spero davvero che abbiate visto la scena, che si sia vista, perché merita. Ce l'ho un altro, bello! Madonna, si tira! Questo tira da morire. Madonna, si tira. Cos'è? Bello. Questo tira da morire. Non capisco se è piccolo e preso da fuori. Sì, l'ho preso dalla coda. Aspetta, vediamo se riesco a farlo, a liberarlo da qua. No. Barracuda per la coda. E anche stasera la dose di cose strane l'abbiamo fatta. Andiamo al rilascio anche di questo piccoletto. E via.
anche lui riparte subito. No, un'altra parrucca, no, ma perché si fanno le parrucche? Sarei voluto stare qua ancora un po', però ci sono stati due problemi. Il primo è che la pioggia è aumentata tantissimo e il secondo è questo. Io non me lo spiego perché in acqua dolce spinning non si fanno tutte ste parrucche. Non so se è il trecciato che fa schifo oppure è un problema legato ai lanci lunghi, l'acqua salata, non ho idea. Comunque niente, per stasera abbiamo concluso. Speriamo, abbiamo ancora due sere, speriamo di riuscire ancora a pescare. Amici, buongiorno, siamo arrivati a quello che credo sarà il nostro ultimo giorno di pesca. Infatti, in base a come andrà oggi, noi abbiamo anche domani sera, però in base a come andrà oggi la pescata vediamo se chiudere qua o se provare anche domani. Rimettiamo su quest'esca che ieri ci ha regalato un paio di belle soddisfazioni, l'esca della Giazzui. C'è vento oggi e il mulinello è vuoto a causa dell'imparruccamento che abbiamo fatto ieri in conclusione alla giornata. Abbiamo anche un vento contro parecchio forte, vediamo un po', vabbè, il minimo sindacale si riesce a lanciare, quindi proviamo, vediamo un po' cosa gira oggi in porto. Non è stata per niente una bella giornata perché ha piovuto parecchio. Preso, piccolissimo, figa, è un nanetto questo qua, è davvero piccolo. No, questo ce la faccio a tirartelo su così, ve lo faccio vedere meglio. Pesciolino piccolo che si è messo in bocca la nostra rete. Se ne va, ho fatto il rilascio perfetto, è andato dentro dritto, dritto. I barracuda sono spariti completamente, è tanto tempo che stiamo lanciando senza neanche un inseguimento, perciò abbiamo preso la decisione di tornare anche domani a fare due lanci, perciò ci vediamo domani, l'ultimo giorno. Io più di voi mi aspettavo di fare l'ultima serata di pesca, ma purtroppo, come potete ben vedere e anche sentire, c'è un vento che fa veramente paura e ci renderebbe impossibile la pescata. Perciò io vi ringrazio per aver guardato questo video o questa serie di video, per chi mi segue dall'episodio precedente. Vi ricordo di iscrivervi, di lasciare un mi piace perché ci saranno nuovi contenuti in arrivo e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!